Saina Rayana Jai Sai Hari Om, Parabrahma Shiva Sai Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om, Jai Narayana, Jai Hari Om. Un giorno un sufi, custode delle verità insegnate da Maometto, uscì dalla sua estasi dopo una prolungata meditazione e gridò: «Io sono Dio Onnipotente!». Il sufi aveva realizzato il suo sé interiore e si era fuso con la coscienza cosmica. Una goccia d'acqua era ritornata al suo oceano. Il grande insegnamento, l'ultimo, il mistero maggiore, riguarda la scoperta del sé interiore, cioè di Dio. Nel silenzio della terra di Palestina, Gesù invitava gli iniziati a scoprire il Dio che è dentro di noi. «Quando scoprirai te stesso», diceva il Messia, «tu scoprirai Dio, perché il regno dei cieli è dentro di te». Nelle lande dell'Andhra Pradesh, Sai Baba insegna: realizza il tuo sé interiore perché diventerai Dio. Se non sai che cosa sia il tuo sé interiore, anche gli atti devozionali diventano superficiali. Questo è il grande insegnamento di tutti i maestri, profeti, messia e avatar che sono comparsi sulla faccia della terra. Chi segue quell'insegnamento diventa un tutt'uno con la coscienza universale e tutto gli diventa possibile, anche l'impossibile. La realtà dei fatti ci viene dimostrata nei secoli da Pitagora, Orfeo, Zoroastro, Buddha, Gesù, Maometto e prima ancora dai grandi condottieri ariani. La realizzazione del sé è una verità ineffabile. Se volete conoscermi, dice Sai Baba, dovete prima conoscere voi stessi, chi siete veramente. Guardate dentro di voi e potrete guardare me. Io sono dentro di voi, io sono voi come voi siete me. Per questo io conosco tutto di voi. Il sé interiore racchiude Dio e Dio racchiude il sé. Io sono vostro come voi tutti siete miei. L'unica cosa che vi tiene distanti da me è il vostro ego, l'aria che gonfia il pallone. Eliminate l'ego
e scoprirete il sé, e con il sé troverete Dio. Io sono lì che vi aspetto. Dio risiede come spirito in tutti gli esseri umani. Abbiate perciò rispetto per tutti. Abbiate per tutti una parola di consolazione. Quando voi vi riconoscerete in un altro individuo, dice Sai Baba, voi avrete scoperto la verità. Io, dice Krishna, sono colui che risiede nel cuore di tutte le creature e di tutti gli esseri. Io sono il principio, il mezzo, la fine. Il Signore può essere capito soltanto dal devoto e il devoto può essere compreso soltanto dal Signore. Sessantaquattro anni fa, in una capanna del villaggio di Puttaparthi nell'India meridionale, il Cristo annunciato dalle grandi profezie discende tra le genti per predicare l'amore, risolvere i nostri affanni, lenire la sofferenza, prolungare la vita o interromperla dolcemente. Egli discende tra di noi in una forma che possiamo comprendere, per insegnarci a realizzare il sé interiore, il divino che alberga in ogni essere umano. Il nemico numero uno della nostra liberazione è il desiderio. Annullate il desiderio e la mente si spegnerà. Quando la mente si spegne, emerge Dio in tutta la sua grandezza. In quel momento, dice Sai Baba, potrete fare ciò che io faccio, perché io sono voi e voi siete me. L'unica differenza che ora esiste tra voi e me è che io so di essere Dio e voi non lo sapete ancora. Realizzate questo stato di consapevolezza e voi sarete ciò che io sono. Scoprite il vostro sé interiore che è la forza vitale dell'universo. Analizzatevi e rendetevi conto del livello della vostra consapevolezza affinché possiate giungere all'unica verità che è il vostro sé interiore. Quando il ricercatore giunge a Puttaparthi, scopre il segreto della liberazione finale. Quando conoscerete voi stessi, sostiene Sai Baba, ogni cosa vi sarà chiara. Quando scoprirete il vostro sé, voi diverrete onniscienti e onnipotenti. La vostra vita è una marcia che parte dall'io e giunge al noi e all'eternità. Lo scopo della vita ha dunque come unico obiettivo la realizzazione del sé interiore. Nelle precedenti ere cosmiche i maestri insegnavano che Dio può essere realizzato soltanto attraverso i sacrifici, la rinuncia, la meditazione. Oggi viviamo all'interno di una nuova era e alcune leggi cosmiche hanno subito una modificazione rispetto alle ere precedenti. Ogni era cosmica ha le sue leggi. Oggi noi viviamo all'interno del Kali Yuga, l'era più tenebrosa del ciclo cosmico, ma Sai Baba ci conforta. Voi avete raggiunto il piano umano dal quale potrete balzare a Dio. Non perdete questa occasione che vi è costata milioni di vite e lunghe sofferenze. La vita sulla Terra è un ponte tra l'uomo e Dio. È per voi una grande fortuna essere nati all'interno del Kali Yuga. Il Kali Yuga è caratterizzato dalla lotta e dalla discussione, il fratello contro il fratello, le famiglie contro le famiglie, le nazioni contro le nazioni, il guru contro il guru, ma il devoto potrà conquistare la liberazione attraverso la via più facile consentita all'uomo.
Basta la ripetizione del nome del Signore, il Namasmarana, per raggiungere la salvezza. Basta tenere costantemente a mente il nome di Dio per liberarsi dalla ruota delle rinascite. Non a caso voi siete arrivati a Puttaparthi, dice Sai Baba. Il concatenamento degli eventi delle vostre vite passate vi ha condotto ai piedi di Dio. Non perdete l'occasione di scoprire la vostra stessa essenza. Vivete nel mondo, ma fate che il mondo non entri dentro di voi. Fate il vostro dovere e non accettate mai che i vostri desideri surclassino Dio. Non perdete un solo istante. Vivete la sua presenza in timore e umiltà, con amore e dedizione. Non odiate gli altri, non condannate, non cercate gli errori negli altri, non cercate le differenze. Cercate l'unità e non temete la morte. La morte è soltanto il vostro ritorno definitivo a casa. Quando un abito è logoro, lo si cambia, ma l'anima individuale rimane immutabile e non può morire. Espandetevi attraverso l'amore, insegna Sai Baba, e rompete le catene della schiavitù. Amare significa dare e dimenticare. Vivere senza amore è come vivere nella morte. La meditazione, la recita dei mantra, il canto dei bhajan sono come il sapone. Senza acqua il sapone non è di alcuna utilità, e l'acqua è l'amore. L'amore è vita. Ogni servizio reso agli altri con amore è un servizio fatto voi stessi. Non sono gli altri che aiutate. Con l'amore voi aiutate soltanto voi stessi. Non confondete l'amore fisico con l'amore universale. Solo quest'ultimo è dedizione. Non è con il contorsionismo yogico che potete conquistare il mio amore. La grazia di Dio si conquista soltanto con l'amore vero. Amate voi stessi in quanto custodi del Dio che è in voi. Amate gli altri che custodiscono la medesima essenza e parla attraverso loro. Io sono l'amore, Dio è amore. Amate la vostra religione affinché possiate praticarla con più fede. Amate il vostro paese affinché diventi più prosperoso. Voi siete tutti avatari incarcerati in un corpo fisico, ma ora non dovete più temere, perché io sono qui. Venite a me. Voi che soffrite, io sono vostro, come voi tutti siete miei. Da tempo immemorabile l'uomo ha cercato di risvegliare i poteri divini che alberga dentro di sé, ma tutte le pratiche seguite gli hanno forse consentito di afferrare l'infinito per un solo istante. Le antiche filosofie ariane avevano indicato al ricercatore la strada più semplice per trascendere la propria umanità e diventare un tutt'uno con la suprema realtà. Chi è giunto a quelle sponde ha scoperto la beatitudine prima e la divinità poi. Una legge cosmica assoluta e inalienabile stabilisce che la sofferenza dipende esclusivamente dal ribollire della mente che costruisce e distrugge in un cerchio senza fine. Spegnere la mente significa accendere la fiaccola della consapevolezza. La mente sopravvive soltanto se si alimenta con il desiderio e l'immaginazione.
L'amore universale è una traccia che conduce all'annullamento dei desideri attraverso una matrice biochimica non facilmente individuabile, anche se già ne conosciamo i presupposti. L'amore, bruciando i desideri, apre un varco attraverso il quale può emergere il sé interiore. L'intricata rete che le proiezioni mentali costruiscono giorno per giorno sulla scintilla divina che è in noi impedisce l'affioramento del nostro io alla coscienza ultima. Come un ragno che tesse la sua tela, la mente intrappola il sé. Ma niente può sopprimerlo, perché il sé è immortale e non può subire decadimento alcuno. Chi realizza il sé interiore, dice Sai Baba, va onorato perché egli stesso si è liberato ed è diventato Dio. Scoprite questo e avrete scoperto l'apice della conoscenza. Istruire un individuo su questo significa fornirgli un'istruzione suprema. La realizzazione di questa verità salva l'uomo dai vincoli e lo libera dalla nascita e dalla morte. La mente è la causa della vostra schiavitù, dice ancora Sai Baba. L'affioramento del sé interiore porta allo spegnimento della mente, unico costruttore e sostenitore della vostra realtà quadridimensionale. Bruciare i desideri comporta l'indebolimento di quel generatore che costruisce il carcere attorno al sé interiore. Il primo passo che dovete fare è quello di purificare la mente. Soltanto con una mente pura potrete accedere alla meditazione, insegna il maestro, altrimenti sprecherete il vostro tempo. Prima di accendere un fuoco bisogna avere la legna, prima di raccogliere l'acqua bisogna possedere una brocca. Purificate il vostro cuore e tutto vi diventerà facile, altrimenti non muoverete un solo passo sulla strada della spiritualità. Venire a Puttaparthi senza pensare di accogliere nel proprio cuore i principi fondamentali del bene significa ripartire a mani vuote. Io vi indico la strada, tolgo gli ostacoli che si frappongono fra voi e la realtà suprema, ma è con le vostre gambe che dovrete camminare. Dio aiuta coloro che si aiutano e si aprono alla devozione. Ricordate però che io sono vostro, come voi tutti siete miei. Oggi il Maestro è disceso per indicarci il sentiero adeguato all'era in cui viviamo. Trascurare il suo insegnamento in favore di tecniche dubbie significa volere vivere ancora nell'ignoranza. Abbiamo già perso molto tempo, certamente migliaia di esistenze, ma ora il traguardo è vicino. Noi conosciamo abbastanza bene il nostro io cosciente con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, passione e desideri da una parte e palpiti eccelsi dall'altra. Quando guardiamo la nostra mano che scrive, notiamo dei tessuti che si articolano in maniera compatta. Se esaminiamo quei tessuti al microscopio, rileviamo che essi sono costituiti da cellule, le quali a loro volta sono degli aggregati molecolari e che le molecole sono costituite da atomi. Infine scopriamo che gli atomi sono a loro volta costruiti da particelle infinitesimali. I nostri tessuti nascondono un mondo microscopico che sfugge all'osservazione diretta attraverso l'organo sensoriale della vista.
Così, al di là del nostro io individuato, esiste un centro energetico immortale che osserva il dipanarsi della vita come un testimone imperterrito. Tutta l'energia prodotta dal nostro sistema organico viene spesa per recepire stimoli esterni. Questi stimoli vanno a costruire la mente. Ben poca energia viene utilizzata per rinfocolare il centro immortale più profondo. Questo centro interiore non appartiene però soltanto al singolo individuo. Esso rappresenta una forza universale comune alla creazione. E questo centro prende il nome di sé interiore ed è di origine cosmica. Appartiene a tutti e a tutto. Fa parte di un più vasto sé collettivo, di una coscienza universale. Quando ci immergiamo nell'oceano siamo portati a pensare che la poca acqua che ci circonda in quel momento sia la nostra acqua, esclusiva e personale. Eppure quell'acqua fa parte di una massa idrica ben più vasta che bagna miliardi di creature. Se riflettiamo un attimo, ci rendiamo subito conto che il nostro corpo è immerso non già in una sfera d'acqua di nostra esclusiva proprietà, ma ad un'acqua che appartiene a tutte le creature che vi sono immerse. Il nostro sé interiore non è che una goccia di questo oceano al quale abbiamo dato il nome di coscienza cosmica. Ciascuno di noi è immerso in questo mare. L'insieme delle nostre gocce vanno a formare l'oceano. L'insieme dei nostri sé vanno a formare la coscienza universale. I sé appartengono a questa coscienza, sono la medesima coscienza universale. Il nostro corpo è immerso nell'oceano. L'organismo è costituito per il 90% di acqua. E se togliamo il sottile strato che separa la nostra acqua interna dalla massa oceanica, la nostra acqua personale si confonderà con quel mare. Così, se noi riusciamo a spegnere l'io cosciente o individuato, affiorerà il nostro sé interiore che si unirà inesorabilmente con l'oceano cosmico. Il sé interiore, tolto dalla sua prigione, ritorna a casa. Cadono le barriere individuali. L'io si spegne per dare origine al noi. Conoscere se stessi, dice Sai Baba, è difficile. I corpi sottili che avvolgono l'anima come guaine vi nascondono la verità. E finché non conoscerete il motivatore interiore, il vostro sé, sarete come la barca che veleggia senza bussola durante la tempesta. Non sono i libri che possono aiutarvi a curare la confusione che c'è dentro di voi, ma quando scoprirete il vostro sé interiore, allora la vostra fede sarà tale che potrete persino influenzare cose inanimate. Dio vi ha dato il suo indirizzo. Il Signore risiede nel cuore di tutti gli esseri. Ogni individuo porta con sé il divino e ogni individuo pertanto va onorato con amore e con amicizia. Ognuno di voi è Dio. Scopritelo. Seha ho Rama Rama Ram Rama 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 Ram Sri Rama Rama Ram Apagate dukkamite leke Ramana Baba Sumudra Sukadanava Eke Ramana Prima Santi Sukanidana Mantra Ramana Niradara Koahadara Eke Ramana Mata Pita Bandhu Sukha Sabai Ramana Bhakta Janara Sivana Dana Eke Ramana Prema Mutita Manna Seha Ho Rama 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 Sri Rama Rama Papagate dukkamite leke Ramana Baba Sumunda Sukadanava eke Ramana
ma santi su cannidana mantra ramanna niradara koahadara e che ramanna manta pito bando sukka sahai ramanna Bhakta Janara Sivanadana Eke Ramana Rama 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 Sri Rama 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 Rama